Bentornati snipers, qui Marstrom e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire la fondina per MK23 SOCOM della DTD. MK23 è una delle pistole più amate dagli sniper nel mondo del soft air, per via della sua leggerezza, della sua precisione e soprattutto della sua estrema silenziosità. Silenziosità che però paga in maneggevolezza, perché come potete vedere è tutt'altro che compatta. Uno dei principali problemi che derivano dalle sue dimensioni è ovviamente trovare una fondina adeguata. Oggi vi mostrerò quella che, a mio parere, si è rivelata essere la migliore. Sto parlando della fondina stampata in 3D della DTD, ossia Double Tap Design, una piccola azienda inglese che si occupa appunto di stampare gadget e accessori per MK23 e Glock. Ma andiamo a vederla più da vicino. Ebbene, eccola qui, la nostra fondina stampata in 3D. La prima cosa che sicuramente salta all'occhio è la forma, particolare, ricurva. E vi starete chiedendo, ma Mark, come diavolo funziona questo affare? Ebbene, è una fondina che funziona a scatto. È disegnata esattamente su misura per l'MK23. Che abbia silenziatore o modulo luminoso o meno è indifferente. Basterà avvicinare la replica alla sua sede per far scattare una piccola molla. Ecco, da questo momento in poi la replica sarà saldamente ancorata alla fondina e vi assicuro non c'è modo che si possa staccare da sola. Per rilasciarla invece basterà premere il grosso tasto posto dietro, è una posizione anche abbastanza ergonomica diciamo. Basterà fare pressione con il pollice per farla saltare fuori dalla sua fondina. Uno degli aspetti che più amo è il fatto che la pistola possa essere ancorata e rilasciata verticalmente, senza doverla per forza estrarre per tutta la sua lunghezza. Questo permette di utilizzare con facilità la pistola con il suo silenziatore, senza per forza dover fare i contorsionisti per utilizzarla, e ci permette quindi di ancorarla a livello della cintura o comunque a livello della vita. Un altro aspetto importante è che né nel momento dell'aggancio né nel momento del rilascio emette praticamente alcun suono. Questo la rende molto silenziosa, cosa fondamentale per utilizzarla con una replica del calibro della MK23. La fondina in sé è stampata in PLA nero ed è molto resistente. È formata da due sezioni, la parte di ancoraggio della pistola e quella dedicata all'aggancio del cinturone molle. Il fissaggio, normalmente, avviene tramite questi uncini che vanno fatti passare all'interno dei passanti degli attacchi molle per poi essere infilati in questi fori. Per il rilascio basterà premere il tasto che trovate nella parte inferiore della fondina ed essi verranno fuori. Io, dopo circa 3 anni di utilizzo, come potete vedere sono riuscito a spezzare uno dei due ganci e la fondina mi è rimasta in mano. Molto bene. Fortunatamente DTD è corso in mio soccorso mandandomi la versione nuova e aggiornata del sistema di aggancio per questo tipo di fondina. Andiamo quindi ad unboxarlo assieme. Ok. Al suo interno troviamo, ok, giustamente la piastra di ancoraggio, nuovo sistema che andrà a sostituire i nostri ganci, adesso vedremo come. È una patch in PVC con il loro simbolo. Carino. Andiamo ad aprire il pacco. Allora, ed ecco a voi la piastra. Qui troviamo una striscia con i loro dati, la loro pagina Facebook ufficiale, il loro sito ufficiale che comunque lascerò sotto in descrizione, il modello per la fondina e le istruzioni di fissaggio sia per la cintura che per gli attacchi molle. Molto bene. La piastra d'aggancio di per sé è stampata in PLA anche lei ed è formata da due pezzi. Questo andrà ad agganciarsi direttamente alla nostra fondina e questo invece avrà dei passanti letteralmente per gli agganci molle. Andiamo ad effettuare quindi il cambio assieme. Come prima cosa dobbiamo separare la parte di fissaggio della pistola a quella di fissaggio dell'attacco molle e per farlo basterà svitare questa lunga vite a brugola e voilà. Questo è il vecchio sistema di ancoraggio.
come vedete ha questa specie di ghiera che permette di fissarlo in maniera molto salda ed evita che possa girare facendo perno sulla vite stessa. Dopodiché prendiamo il nuovo tipo di fissaggio, lo andiamo a posizionare nello stesso punto e andrà a combaciare perfettamente con le scanalature e possiamo quindi riavvitare la stessa vite a brugola. In questo modo, e voilà, sarà perfettamente fissato il nuovo sistema. Ovviamente questo passaggio andava fatto dopo aver fissato la piastra principale al tattico molle per poi avvitare la fondina direttamente sulla piastra in modo che diventassero virtualmente un pezzo unico. Ovviamente qui non posso farvelo vedere, ma in ogni caso questo è il procedimento. Le fondine della DTD sono disponibili in due versioni, per MK23 SOCOM e per Glock 17 o 18, non fa differenza. Sono inoltre disponibili nelle due varianti, Destrorsi e anche per Mancini. Se siete interessati all'acquisto di questo tipo di fondina, lascio il loro link ufficiale Facebook nella descrizione qua sotto e ne approfitto per ringraziare ancora i ragazzi della DTD per aver creduto e supportato il mio canale. Noi ci salutiamo e ci becchiamo in campo.